Oggi è con noi Gabriele Gasaro, lui è uno scrittore ed è venuto a trovarci per presentare il suo nuovo libro. Ciao Gabriele, bentornato. Ciao a te, ciao a tutti i radioascoltatori, sono contento di essere di nuovo qui con voi. Infatti ti ho detto bentornato proprio per questo, perché tu sei già stato nostro ospite tempo fa, avevi presentato qui nella nostra radio Impulsi Mortali, il Esatto. tuo libro che mi era piaciuto molto e che tra l'altro ho letto, ti dico, ho avuto modo di leggerlo, mi ha fatto molto piacere. Beh, insomma, adesso ne hai scritto un altro. Ti chiedo di parlarci di questo ultimo capolavoro, dici? Beh, capolavoro, adesso è un parolone. No, ti ringrazio per i complimenti per il libro precedente, perché comunque, anche se non è stato il primo, è stato il quinto, è stata una bella fatica anche trovare l'ispirazione per scrivere un libro del genere. Ti ringrazio che lo hai letto, insomma, mi fa sempre piacere. Però adesso sono uscito con un nuovo racconto che è completamente diverso, un genere completamente diverso. Mi sono, diciamo, messo in gioco perché ho voluto affrontare delle situazioni molto più leggere, molto più soft. Non voglio usare una parola che magari può sembrare un po' particolare, è un racconto erotico. È strano che si passi dal thriller all'erotico, è Ma strano, cosa è mi la notte. combini, Gabriele, dal thriller all'erotico? E adesso questo come faccio a leggerlo? No, perché più di qualcuno che ha letto i miei scritti mi ha accusato, tra virgolette, insomma, nei tuoi scritti ci sono sempre comunque storie drammatiche, di sangue, non sai parlare di altro. Allora mi è venuta un po' questa idea, nel senso, visto che mi dicono così, sembra che io sono poi alla fine monotematico, cioè ho solo queste situazioni abbastanza complicate, difficili nei miei racconti, e ho detto, ma proviamo a vedere se riesco a scrivere una cosa un po' umoristica, perché poi l'ho buttata un po' sull'umorismo, e anche erotica, è un po' particolare, perché comunque il racconto, ripeto, è abbastanza leggero, quindi ci sono dei personaggi non molto complicati come sono quelli degli altri racconti, sono dei personaggi semplici che vivono alcune situazioni un po' particolari. Io parlo di incontri casuali con persone, magari, come posso dire, sono delle situazioni erotiche un po', non dico al limite anche della trasgressione, però un po' di trasgressione c'è. Non vorrei che comunque confrontandolo con l'altro scritto si viene a pensare che è un po' noioso. No, perché comunque l'argomento è completamente differente e è tutt'altro che noioso, perché io mi soffermo addirittura più particolari, descrivere i particolari. Qui descrivo alcuni particolari a modo mio, quindi voglio dire, se lo si legge si ha secondo me un certo coinvolgimento. Impulsi mortali è stato un po' non una scommessa, ma un racconto che mi sentivo da dentro, quindi facile scriverlo. Questo è stato un po' più difficile, perché comunque sono dovuto venire fuori con delle situazioni che più le scrivevo un po' ridevo e un po' dicevo, ma che riesco a scrivere queste cose qua, come mi vengono in mente. Eppure sono riuscito a pubblicarlo e, se tutto va bene, sarà un po' la versione cartacea, e oltretutto pare che un editore me lo voglia pubblicare a breve, quindi addirittura sarà in distribuzione anche nelle librerie. Devo dire che di questo sono veramente contenta. Insomma, ci hai incuriosito a sufficienza, quindi io direi che ci fermiamo qui, altrimenti poi sveliamo Certo, troppo. Quindi, come assolutamente. l'altra volta, non raccontiamo più di Assolutamente. tanto. Grazie che mi dai questa possibilità, veramente sei fantastica, tu e tutti i tuoi collaboratori, la tua radio. Magari un'altra volta l'intervista la facciamo da te, direttamente in radio, sai? Ma sarebbe stupendo se hai invitato sin da ora, mi farebbe veramente piacere. Facciamo così, magari prendiamo un appuntamento in diretta, sai, così ci ascolta, così nessuno di due per dire sì, no, magari quando usciranno i miei libri, comunque, perché saranno pubblicati tutti da un editore, vengo da te in radio, te li presento e una chiacchierata Ma con qualche volentieri, radioascoltatore. guarda, non possiamo scappare da questo, adesso ci hanno ascoltato, quindi insomma, Benissimo. dovrai assolutamente venire, non puoi dire di no. Assolutamente sì. Grazie Gabriele per essere tornato a trovarci. Ringrazio te, i tuoi collaboratori e i radioascoltatori. A presto, grazie di tutto. A presto. E lui era Gabriele Gasaro, autore del libro Incontri intriganti.